Antonio Bux, buongiorno. Buongiorno Livio, ben trovato e grazie. E bentornato qui nel nostro podcast Il Posto delle Parole per farci incontrare. Il libro pubblicato dall'editore Marco Saia, il libro intitolato semplicemente Poesie. E qui, in una sola parola tutto si compendia o tutto si dovrebbe compendiare per Antonio Bux che raccoglie in questo libro una vita di poesie, ma ne parleremo fra poco. Antonio Bux, lo ricordo, autore ed editor. Come si compendiano queste due realtà dedicate comunque alla scrittura, Antonio Bux? Beh, come si compendiano? Si compenetrano, si compensano, perché è sempre un lavoro sulla parola, appunto, che sia la propria o quell'altrui, mi diverto a dedicarmici. Sono 10 anni, fa quasi 10 anni ormai che faccio queste, che curo delle collane di poesia. L'anno prossimo, ad aprile, farà 10 anni la prima collana, appunto, che ho diretto, perché dirigo ancora per Marco Saia Edizioni, Sottotraccia. E adesso ne dirigo anche altre. Ha pubblicato, penso, una settantina di libri altrui in questi 10 anni, oltre ai miei libri, quindi sono due lavori che vanno a braccetto, un po' come quando il traduttore, no? Chi vive di traduzioni ed è anche scrittore di stesso, la vede come un'unica cosa, un'unica fonte dove attingere per trovarsi, diciamo, sempre di ispirazione, tra virgolette, diciamo così, Quindi ad Antonio sempre. Bux ci è naturale chiedere a questo punto, con tutta questa attività di cura della poesia e di editor, ecco, in tutti questi anni, no? Dicevi poco fa, il prossimo anno sarà un anniversario importante, però in tutti questi anni la parola della poesia com'è cambiata? Bella domanda, è cambiata parecchio perché vabbè, sappiamo benissimo che appunto nascono nuove realtà ogni giorno anche sui social. Vedevo proprio prima, poco fa, una nuova casa editrice che è nata, che iniziava a sponsorizzare i primi libri di poesia. Vedo che il linguaggio si fa sempre più, cioè sempre meno ricerca e si parla sempre molto di sé, del proprio privato. E quindi l'occhio gioca forza, siccome si vive molto poco all'esterno ormai con questa vita che facciamo. Sta diventando sempre più una questione domestica, diciamo così. Quindi un po' si è persa un po' di qualità, però per fortuna ci sarà sempre uno zoccolo duro e anche giovanissimi che per fortuna si risalgono la china della poesia e riescono a portare avanti ancora un discorso più ampio possibile. Però parlare sempre del sé non è una riduzione di orizzonti, di sguardo, sia del poeta che poi per noi lettori quando prendiamo in mano un libro di poesia, Antonio Bux. Sì, no, è assolutamente così, è una riduzione perché è limitante, però è una condizione, siccome la poesia al gioco della forza è una condizione dell'essere umano, rispecchia un po' la nostra società, quindi anche il valore della poesia è specchio di questo, quindi penso che non se ne possa uscire, è solo da prenderne atto e constatare quello che di buono ancora c'è, perché è così. Si è abbassato un po' tutto il livello della cultura in generale, no? Con la massificazione del prodotto culturale. Purtroppo la poesia, anche se non è un prodotto, come diceva Pasolini, è inconsumabile, quindi è fuori dai giri del commercio, e quindi sappiamo che il giro del commercio della poesia è davvero bassissimo rispetto a tutto il resto. Dovrebbe essere mantenuta un po' più alta, però appunto non possiamo pretendere che ci siano centinaia di poeti bravi. Pochi ma buoni, ecco, diciamo, però la situazione generale è questa, sì, è un po' limitante perché la poesia in teoria dovrebbe andare verso, cioè oltre quello che è il proprio sé, oltre la dualità, però come si fa a fare tutto questo? Si fa con una forte esperienza emotiva e personale e una forte esperienza di vita che ormai, diciamo, è un po' limitante per tutti, specialmente post-Covid, e quindi le realtà che vedo nascere spesso. Anche dei giovani poeti che per dire mi mandano i loro libri, no? Adesso per dire sto visionando dei libri di Under 35 perché sono giurato in un premio, vedo che c'è da una parte un ritorno a un certo tipo di poesia di stampo novecentesco, proto-novecentesco, quindi un po' più classica, dall'altra invece questa appunto poesia più quotidiana, più, con un linguaggio veramente molto diretto e personale, che insomma è difficile davvero trovare
qualcosa, voci che abbiano proprio già una propria autonomia, una propria esperienza. Quindi, però, si prende il buono che si trova, insomma, di più. E adesso voltiamoci sulla poesia invece di Antonio Buxa. Il verbo voltare mi riporta un titolo di un libro, se non ricordo male, credo di qualche anno fa, di 2 o 3 anni fa, Sì, volta. pubblicato da Grafe, no? Voltarsi. E adesso voltiamoci, dicevo, proprio sulla poesia di Antonio Buxa. Ecco, questo nuovo libro, questo potremmo dire ultimo libro di poesia quando esce, no? Si dice sempre così. È qualcosa che ti permette di voltarti indietro e di ragionare sulla tua parola poetica. Perché questo è un libro summa. Sì, esattamente. Se quella piccola antologia che feci con grafe.it era un leggero voltarsi indietro per guardare che cosa si era fatto, questo è completamente un girarsi a 360 gradi, sperare di riconoscersi in un volto, una volta fatto questo. Io ho scritto tanto in questi anni e ho pubblicato tantissimo ed era molto dispersivo il mio percorso, anche per chi volesse interfacciarsi un attimo con me, e ho pensato di fare questo, di riscrivere tutta la mia opera. Ma mi fa piacere che tu abbia detto questo nuovo libro, perché per me è come se fosse appunto una rinascita di quello che ho fatto. Da quelle ceneri lì è rinato questo libro, che ho salvato quello che ho ritenuto salvabile. Quindi l'ho confezionato in un unico volume, sperando di aver fatto cosa buona e sperando che poi questo sia l'inizio, non la fine di un percorso, l'inizio di un nuovo percorso poi per me. Eh sì, E è quindi sempre questo. così, la fine e l'inizio nello stesso momento, però questo è un libro importante per Antonio Buxa, ma perché i libri appena usciti sono sempre importanti per l'autore, no? Perché rappresentano un momento anche nodale nell'attività della scrittura, in questo caso della scrittura poetica, però qui sono circa 900 pagine, no? E allora viene da pensare che questo sia veramente un prendere il meglio, uno spigolare, ecco, il meglio della poesia di Antonio Buxa. Ed è stato difficile mettere insieme queste poesie in questo libro. Allora, diciamo che più che il meglio sono le 7 raccolte che idealmente avrei congedato con il senno di poi, quindi sono strutturate intese come tali ogni raccolta, quindi ha i suoi architravi, ha i suoi momenti anche un po' più di sgancio, di affievolimento, quindi sono pensati come proprio veri e propri libri singoli, quindi non è un best of, diciamo, anche se Certo. ovviamente tutte le poesie che ritengo migliori stanno tutte qui dentro E sicuramente. a questo punto è Quindi veramente un best of, lo diventa per forza di cose, no? sì, diciamo che questo è circa un 25% di tutto quello che ho pubblicato, e quindi capirei benissimo che mi sono dato la pazza gioia in questi anni, purtroppo, ahimè, pensando di non avere all'inizio lettori, siccome ho sempre pubblicato quasi sempre con piccolissime realtà, e pensando all'inizio di non avere lettori, ho fatto sempre quello che mi passava per la testa, e Questo è adesso anche invece sto un'estrema facendo. libertà, no? Per Sì, l'autore. estrema libertà, però adesso mi sento, siccome qualche lettore, ahimè, cioè per fortuna ce l'ho dopo questi anni, mi è venuta questa sorta di responsabilità verso il lettore di dire, vabbè, rifacciamo un po', il riassunto e ricongediamo, perché di queste 7 raccolte praticamente solo due sono uguali alle monografie, le altre sono riscritture e riassemblaggi con titoli inediti proprio, cioè. Nel senso, i titoli delle 5 raccolte sono inediti, non esistevano prima come libri monografici. Quindi ho ripensato tutti i gesti, e ci sono degli inediti ovviamente anche in questo libro. A proposito Sì, di è. responsabilità, a proposito di responsabilità verso il lettore, Antonio Buxa, c'è una responsabilità, ma c'è anche un affetto, no? Perché mi sembra bello, ma leggo proprio nella dedica, a proposito di affetto e di responsabilità, a te che leggi, ti voglio bene. Ora, può apparire scontata, no? Per certi aspetti questa dedica, però è anche una dimostrazione di affetto nei confronti di chi prende un libro, abbassa gli occhi, compie questo gesto rivoluzionario e comincia a leggere, no? In questo caso le poesie di Antonio Buxa. A te che leggi, ti voglio bene. Perché? Allora, io ho un'ambivalenza, nel senso, a te che leggi poesia in generale, ti voglio bene, nel senso, perché oggi come oggi sappiamo.
è dura trovare lettori veri di poesia, nel senso che non siano gioco forza poeti per forza, ma anche solo semplici lettori, questo raro animale che ormai è in via di estinzione. E poi a te che leggi, che ti impegni a leggere, così come mi sono impegnato io a riscrivere tutto questo libro, insomma è un impegno notevole. Innanzitutto acquistarlo, poi anche leggerlo ed entrarci dentro, quindi e voler per forza bene a qualcuno che insomma è un bene reciproco, quindi mi sentivo di dedicare al lettore in generale di poesia di questo libro la dedica. E a proposito di entrare, entriamo nella poesia di Antonio Bux ascoltando la sua poesia. E quale? Allora, apro a caso, visto che questo è un vaso di Pandora, quindi... Certo, a noi poi quando raccontiamo i libri di poesia ci piace aprire a caso, quindi questo è sempre un gesto bello. Ok, allora, pagina 724. I giorni chiari, quelli tinti di nuvole, quando è piana la tristezza e vola tra le gambe, mentre stanno ferme in attesa del sentiero. Sentirsi liberi tra le fiamme della vita e prigionieri in quella luce che determina parole, parole che vogliono dire più niente, se non questo sciame di giorni sereni e tutto che si agita intorno, senza sapere perché finirà, perché siamo già finiti, e la vera libertà è morire, forti di buio, dove anche il giorno della fine impara il suo inizio, la strada senza più uscite. Calpesteremo dunque la paglia, il diavolo non veglierà su di noi, ma le montagne che dentro di noi si formano, e così i fiumi, amati una volta, ritorneranno nei baci, nei volti deformi degli angeli. Morte come non sentirsi soli, come vivere per sempre dove la libertà vorrebbe. Il giorno più chiaro questo attende, venire di sera, quando l'anima rompe il destino e torna a ridere, così eccitata e calma, vuota come non mai dell'uomo che dice di abitarla. E poi un tuffo sull'erba che non vuole vento, ma riposare nella mano, e nella mano ritrovare un filo d'aria, l'ecosistema dell'amore ancora intatto, l'amore della pietra, che nella pietra canta. E in questo ecosistema dell'amore, Antonio Bux, dove le parole, c'è scritto e vedo anche sottolineato, parole che vogliono dire più niente. Sì, parole che vogliono dire più niente, nel senso in quel caso penso immaginavo una situazione vicina all'eternale, dove appunto guardando il sole, guardando, contemplando un po' la natura e anche magari la fine della propria esistenza, si guarda indietro e si pensa che poi le parole, tutto questo suo fiume di parole, apra soltanto a un deserto. Infatti questa poesia fa parte di questa, dell'ultima raccolta di queste sette, che si chiama Due fiumi e un deserto, perché ci sono le prime due sezioni che sono due fiumi appunto fluviali e poi c'è il deserto dove c'è la ramificazione, la desertificazione della poesia. E a proposito di deserto, veniamo alla sintesi della parola poetica di Antonio Bux. Ora, la parola deserto è un'accezione sicuramente positiva, no, di questa cosa, perché poi scrivere poesia è passare magari una giornata intera su un verso, su una parola, e lavorare, no, essere presenti e cercare l'armonia e soprattutto togliere. Quanto conta questo verbo? Beh, conta tantissimo, poi specialmente nel mio caso che ho scritto così tanto, adesso scrivo molto meno perché appunto sento questo peso della parola poetica. A un certo punto poi si frequenta così tanto questo abisso che si ha bisogno di riemergere e di non dire più nulla, o se non che aspettare che arrivino da sole queste parole che si formano, sai, la poesia. Sono questo grumo di parole che apparentemente viene da una bufera del linguaggio che si scatena nel poeta e gli fa dire queste cose, come a volte un invasato oppure come una scelta, perché magari nel raccoglimento si ha la giustezza del proprio sé, oppure appunto in periodi passati come un invasato, proprio preso da questa febbre che ti fa macinare parole nel dormiveglia, nel giorno, durante qualsiasi cosa, mentre vai a correre, mentre fai trekking, ti vengono queste parole, devi fermarti
ascoltare quel, penso che sia il nostro profondo sé, quindi la nostro, il nostro inconscio che ci chiama, una volta che lo abitui, no, a risalire, puoi prendere padronanza di te. Quindi te e oggi sono venute a galla parole. Oggi sono venute, no, ultimamente vengono a galla solo le parole della le parole del dover stare al mondo, ecco, diciamo così. Le parole, quelle dello spirito, restano lì, non mi va più di scriverle, aspetto sempre il momento che cadano da sole, accadano da sole, quindi non me le vado più a cercare. Se un tempo andavo a cercarmele, e adesso aspetto. Beh, questo è molto importante, no? E anche non è un'attesa vana, ma è qualcosa che deve... Che deve rendersi reali, no? Lo spirito del tempo necessariamente non è sempre uguale, e quindi c'è anche un tempo di attesa, come ci ha detto Antonio Bux. Adesso attendiamo la prossima poesia, vediamo di riaprire questo libro. Sempre sulla stessa, perché sono sempre, no, su una raccolta precedente che si chiama Sindrome Kamikaze. A quale pagina? A pagina 689, c'è questa poesia che in effetti parla un po' anche più o meno di quello, perché io comunque, Livio, non è che so parlare tanto della mia poesia o della poesia, cioè io quello che ho da dire sulla poesia lo dico scrivendo. E poi la poesia mica deve essere spiegata, no? Credo. No, sì, no, ma infatti le chiacchiere sulla poesia fino a un certo punto sono c'ho talento, preferisco più scriverlo quello che penso. Diceva un fotografo, Elio Tirwitt, che a lui piaceva fotografare perché con la fotografia non aveva bisogno di spiegare nulla. Lui, una volta scattata la fotografia, era di fronte allo spettatore, al turista, a chi comprava il libro, e tutto si realizzava in quella fotografia. E lo stesso lo possiamo dire anche nella poesia, che adesso ascoltiamo. A un certo punto della tua vita hai scritto poesie per tenere promessa a quel vecchio scrutatore futuro, e ora non c'è via di fuga. Scrivi poesie per tornare in te stesso o nella tua vera colpa, anche se scrivere non è fare, ma diluire il nero procedimento. Sarà stato bufera resistere, se l'esistenza è danno scrivendo. Ecco, quindi qua. Qui è veramente un guardarsi indietro e tornare alla prima pagina di questo libro, anzi la prima pagina del primo libro di Antonio Bux, per arrivare fino a queste nuove poesie, perché a un certo punto della vita si guarda, no? E uno diventa scrutatore futuro. È bella questa immagine. Sì, è proprio per questo. E poi i resti finali, quando si riallacciano un po', come dicevo prima, sarà stato bufera resistere se l'esistenza è danno scrivendo. Quindi è proprio una sorta di resistenza, di quello che fa il poeta, resistere all'intromissione della decadenza del linguaggio quotidiano, resistere alla decadenza dello spirito, specie di questi tempi. Quindi uno si chiude un po', poi platonicamente, nella propria grotta, cercando però l'illuminazione che possa arrivare anche agli altri. Ecco, questo si può fare il poeta, ecco, partendo da un'esperienza individuale per raggiungere più possibile anime affini che riescono a creare risonanza. E quindi magari un'emancipazione spirituale, si spera. Risonanze, ma anche delle dissonanze che possano far creare uno sguardo nuovo, no? Dissonanze certamente molto positive, perché quelle creano e non poco. Ci avviamo verso la conclusione di questa nostra breve conversazione dedicata al nuovo libro di Antonio Bux, pubblicato da Marco Saia Editore. Il libro si intitola Poesie, e adesso quale poesia arriva ai nostri ascoltatori, Antonio Bux? Ma io direi a questo punto di leggere la poesia che chiude il libro, che appunto è sorta di congedo da tutto. Da me stesso, dal libro, ma quello che vogliono fare i libri di solito è una sorta di manifesto su quello che rappresentano per me i libri, di poesia in questo caso. Dormono i libri accanto ai sogni, non sanno di essere quelli, belli soltanto se dormiamo, o se qualcuno si risveglia troppo presto. Ecco come apre la pagina sbagliata il giorno,
che aprire la pagina non è svegliarsi, e dormire è forse scrivere, imparare a sognare bene gli altri. Ma gli altri nel sonno non studiano, fanno i giri in capo al mondo, con la testa piena di vuoti, ritornano dopo. Nel libro della vita vi sta tutto scritto, imparato a memoria da chi muore, e dimenticato per sempre, resta un lume di disordine che si dorme a testa in giù. Così anche imparare non è nulla. Basterebbe una stella, da qui al creato, o un movimento di ossa, a interrompere i cieli. Lì Dio cambia, gira pagina, e l'essere umano non si sveglia mai. Ma dormono messaggi dentro i libri, sanno di essere persone, non qui, ma per un pugno fantasma, tutta la vita, cercano porte. Nessuno sa dove entreranno. E lasciamo che i libri dormano accanto ai sogni e che si aprano e siano dei sogni, e non solamente dei sogni come possiamo intendere, ma potremmo dire, come si diceva un tempo, della speranza, la docta spes, no? Dei sogni, sì, dotti, no? E quindi si spera reali. Che siano dei traumi, ecco. Si spera che siano dei traumi, no? Quindi si spera che si ritorni alla vita rinnovati. Nessuno sa dove entreranno questi libri, quindi io spero che questo libro vada da qualche parte, anche grazie alla tua trasmissione. Tra l'altro vorrei ricordare, a chiusura di questo libro, la piccola nota critica, piccola si fa per dire, perché è una nota critica molto importante, e Ivan Crico, Federica, Maria D'Amato e altri hanno dato il loro sguardo, hanno posato il loro sguardo sulla poesia di Antonio Bux, che abbiamo raccontato, seppure nella brevità di questa conversazione. Ma prima di salutarci, Antonio Bux, qual è il libro che ti fa compagnia in questi giorni? Allora, il libro che mi fa compagnia in questi giorni in realtà è un romanzo di un amico che si chiama Paolo Sortino, è Demone Custode, però sto leggendo anche, appunto, come ti dicevo, dei tanti libri di poesia di giovani under 35 per via di questo premio, perché devo valutarne uno. Sto leggendo adesso un libro di un esordiente, Davide Gallo, Così com'è stato, edito da Vallecchi Poesia, nella collana diretta da Isabella Lerdini. Se vuoi ti leggo un testo di questo ragazzo giovane. Ma ben volentieri, ricordo Vallecchi, editore fiorentino, e con questo libro così com'è stato di questo giovane Davide Gallo. Eccoci qua, pronti ad ascoltare. Allora, apro pagina 57, e fa parte di una sezione, è la numero 2, c'è un prologo, una pochi versi e poi inizia la poesia. Ti hanno dissossata, estratta dal midollo, da quel corpo fine. Adesso guardi fuori cercando un motivo. Non sai perché, e di ragioni sapevi come pieno e vuoto possa essere il mondo. E ora non sei più nulla là dentro. Sei un occhio minuscolo. Stendi la vista come un pianto, rotto per terra come un vetro. Alzando quella palpebra ho sperato nel sollievo di un'ultima visuale su queste strutture, le loro curve, le loro durezze. Tu no, non più. Raccogli un letto levigando con i piedi quella polvere, metti il braccio sotto la testa e invochi l'incubo, qualcosa che ti tiri su da quella cura. Eppure, in tutta questa morte, le inarcature del nero fanno eco ancora, e ancora dentro al pianto ti ricoprono con qualcosa di amorevole. Questo è il massimo di pegno che la morte può ridarti. Grazie davvero della condivisione del pensiero poetico di questo giovane scrittore, così com'è stato, di Paolo Gallo, se non sbaglio il suo nome e cognome, esattamente Davide Gallo, sì. Davide, e intanto grazie davvero Antonio Bux e buona giornata. Grazie a te Livio, e a presto, e grazie ancora di cuore. Buona giornata a voi, a te.